Ciao chitarristi e bentornati in Shape Your Tone. Io sono Ale e nel video di oggi accontentiamo tutti i chitarristi più esigenti. Parlo di quei chitarristi che vogliono le valvole, l'amplificatore potente, che però sia piccolo, leggero, maneggevole, però deve suonare da paura e magari anche ordinare una pizza se gliela chiedono. Per la pizza ci stiamo lavorando, però per tutto il resto direi che ci siamo. È uscito da poco e io sono super felice che i ragazzi di Fren Export me lo abbiano mandato per parlarvene qui sul canale. Sto ovviamente parlando del Quark 45. È un amplificatore veramente interessante e se vi piacerà dovete per forza lasciare un bel like al video, iscrivervi al canale con la campanella e anche se vi va lasciare un commento qui sotto. Oggi parliamo di tutte le sue potenzialità e di qualche piccolo limite, che poi non è che siano proprio dei limiti che vabbè, ne parliamo dopo durante il video, quindi assicuratevi di vederlo tutto. Iniziamo ovviamente dalla potenza. Si parla infatti di una testata da 45 watt RMS ed è così piccola perché sfrutta l'amplificatore in classe D che c'è al suo interno. Per chi non sapesse cosa sia, si tratta di un amplificatore che riesce a esprimere potenza con dimensioni veramente ridotte, molto efficiente e che soprattutto essendo piccolo scalda anche poco, per cui ha bisogno di dissipatori di calore molto piccoli o addirittura tante volte neanche li troviamo. Di tutte queste cose ne abbiamo parlato anche in un altro video, ve lo lascio qui sopra così se volete poi lo recuperate. In quel video vi ho fatto vedere degli altri amplificatori che hanno le stesse dimensioni ma che non arrivavano a tutta questa potenza, infatti Blackstar era da 1 watt anche se suonava fortissimo, mentre la Orange era praticamente uguale con lo stesso principio di funzionamento ma 20 watt. Comunque, prima cosa da fare quando ci si trova davanti un amplificatore del genere, qualsiasi sia, bisogna annusarlo. Sa di pongo. Iniziamo studiando l'interfaccia, in particolare dal pannello posteriore. Troviamo infatti la presa della corrente, ovviamente, i due jack per l'FX loop send e return, quindi vuol dire che potete usare tutti i pedalini che volete, sia davanti all'amplificatore, ma anche tra il pre e il finale. È l'ideale per metterci ad esempio tutti gli effetti di ambiente e integrare l'amplificatore con la vostra pedaliera. Abbiamo anche l'aux in per collegarci il telefono o qualsiasi cosa per le basi, ma tra poco vi faccio anche vedere che c'è un altro modo che è decisamente migliore per collegare il telefono a questo amplificatore. Poi abbiamo l'uscita cuffie per non disturbare nessuno, perché comunque 45 watt sono 45 watt e in casa fanno un po' casino. E alla fine troviamo la doppia uscita di cassa. Se la usiamo singola è da 4 ohm, se invece la usiamo doppia è da 8 ohm. Già così questo amplificatore sulla carta offre tantissimo. Il fatto che posso collegarci le cuffie a un amplificatore di 45 watt e quindi sedermi, attaccare, suonare senza disturbare nessuno, tanta roba. Però c'è un però. Infatti questo è il suo primo piccolo limite. Questa uscita cuffie non è così performante come ci aspettiamo. Ma comunque, se proprio voglio usarlo con le cuffie, ci sono altri modi. Ad esempio, posso usarlo come preamplificatore con un lettore di IR, oppure lo collego al Torpedo Captor X, come tra l'altro faremo dopo. I modi sono tanti, si può fare come si vuole. Una cosa che invece mi è piaciuta tanto di questo pannello posteriore è il loop effetti, che non è per niente scontato su questo tipo di amplificatore. E poterlo integrare con le nostre pedaliere... Ma chi è che le usa le pedaliere ancora? Poi guarda che bello, pesa meno di un chilo, è proprio anti mal di schiena. Sul davanti invece troviamo ovviamente l'ingresso jack, lo switch per cambiare il canale da pulito a distorto, le manopole di gain, alte, basse e volume, e ovviamente anche l'interruttore per accenderlo. Se ci avete fatto caso ho detto alte e basse e basta. Purtroppo non c'è un controllo diretto per le medie e questo potrebbe risultare limitante. Dopo comunque ve lo faccio sentire e me lo dite voi. Secondo me basta prenderci un po' la mano, anche perché comunque non è la situazione più limitante della vita. Ho utilizzato per un sacco di anni la mia testata Blackstar HT50 che vedete ancora lì dietro e sul canale pulito praticamente ha soltanto e solo e soltanto un potenziometro del tono. Uno. Con quel potenziometro controlli tutto il voicing dell'amplificatore sul canale pulito. E io che la utilizzavo praticamente solo come monocanale pulita, quello era il mio equalizzatore. Quindi raga, su questo amplificatore con l'equalizzatore a due bande, la quadra si trova. Qui in alto poi troviamo anche un V-meter che gli dà quel tocco vintage che mischiato al look super moderno dell'amplificatore a me piace tantissimo. Dai, già solo il fatto che c'è fa suonare meglio. Ora prendo un'altra cosa che ho trovato nel pacco che mi hanno mandato i ragazzi di Fren Export, che se mi avete seguito su Twitch quando abbiamo fatto quell'unboxing sapete già che cos'è. Mi hanno mandato questa cassa che è quella dedicata del Quark 45, che è una cassa 1x10 con un cono Celestion Tube. La cosa è stata: te che usi sempre i sistemi digitali, ho una cassa, microfonala o microfonala. Prendo il mio vecchio microfono da live, ce lo piazzo davanti al cono e cerco di farvi sentire al meglio che posso questo cono. Poi tranquilli vi faccio sentire anche la testata con le IR e anche con altri pedali combinati insieme. Per ora comunque ampli nudo e crudo microfonato, alla vecchia. Thank you.
Sicuramente non si tratta di un amplificatore con il gain infinito. Hai un bel suono che si rivolge a una fascia di chitarristi ben precisa. È sicuramente molto versatile per tutto quello che va dal pulito anche super cristallino fino all'hard rock. Oltre, da solo potrebbe non essere abbastanza, ma comunque tra poco ci colleghiamo anche qualche pedale e vediamo se riusciamo a spingerlo oltre. Anche perché se mi dicono che una cosa non suona metal, io prendo l'Iron Cross, ce l'attacco e quello suona metal. Come avete notato, è due canali, quindi canale pulito e abbiamo un suono cristallino e canale distorto che va da un leggerissimo ma leggerissimo crunch fino alla distorsione massima che questo amplificatore può erogare. Sul canale pulito con gli humbucker con il gain al massimo viene fuori comunque un suono che inizia ad avvicinarsi al crunch. Qui troviamo un altro piccolo limite di questo amplificatore, ovvero il cambio del canale. L'unico modo per passare dal pulito al distorto è quello di usare questo switchettino che troviamo sul pannello frontale dell'amplificatore. Non c'è nessun modo di poter collegare uno switch esterno e utilizzarlo come pedale per passare dal canale pulito al canale distorto. Ci si può comunque girare intorno. Basta semplicemente utilizzarlo come amplificatore pulito e aggiungerci dei pedali. In questo modo tutta la gestione del drive vi passa nei pedali e così avete l'amplificatore libero che può suonare sul clean e non dovete starvi a impazzire a fare attacca stacca attacca stacca attacca. Ovviamente siamo nel 2022 e Sound Session lo sa. Qualsiasi cosa ormai la facciamo dal telefono e quindi vuoi non poter collegare il telefono a questa testata? Già, perché il Quark 45 dispone di connettività Bluetooth, il che la rende perfetta per studiare e suonare a casa. Infatti mi riferivo proprio a questo quando vi dicevo che c'è un modo migliore per mandare le basi all'amplificatore rispetto all'aux in che troviamo sul pannello posteriore. Poi comunque possiamo utilizzare il cavo se vogliamo e va bene, ma con il Bluetooth possiamo collegare non solo il telefono, anche il computer direttamente se il computer ha Bluetooth. Utilizzarlo così è molto molto facile, infatti vi basta semplicemente accenderlo da questo switch con la scritta BT che troviamo sul pannello davanti, attivare il Bluetooth sul dispositivo che volete utilizzare e accoppiare i dispositivi. Fine, come una qualsiasi cassa Bluetooth che utilizzate in spiaggia per dar fastidio ai vostri vicini di ombrellone, per vendicarvi dei vostri vicini di ombrellone che vi danno fastidio. Ovviamente il volume in uscita dipende da cosa utilizzate per ascoltare, perché se ascoltate dalle cuffie, quello che esce uscirà dalle cuffie. Se utilizzate la cassa dell'amplificatore, il suono uscirà da quello. Infatti questa caratteristica vi serve per suonare sopra a quello che ascoltate, quindi non solo per ascoltare la musica. Ora però siamo quasi a fine video, quindi dobbiamo passare alla parte divertente, perché adesso ci collego dei pedali, specialmente uno che è la cattiveria, ma raga, la cattiveria. Vediamo di tirar fuori il suono più cattivo possibile da questo amplificatore, ma non suono cattivo e basta, ma anche moderno. Infatti collego la testata al Torpedo Captor X utilizzando un IR Mesa Boogie 4x12 e quindi cerchiamo di andare in quella direzione. Ora ve lo faccio sentire, poi voi nei commenti mi dite se ci sono riuscito, se vi piace, se non vi piace, se è buona la pizza, se che colore è il cielo oggi. Il link di questo amplificatore ve lo lascio ovviamente qui sotto in descrizione e se appena appena vi ho stuzzicati perché volete saperne di più dovete guardarlo. Qui sotto vi lascio anche un link ad un articolo sul sito di Accordo.it che approfondisce ancora di più. Ora facciamo una bella carrellata di suoni con tanti pedali, due. In particolare utilizzerò un pedale che è più grande di questo amplificatore e pesa il doppio, però spacca. Mi raccomando, mentre ascoltate i suoni lasciate un bel like qui sotto, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e mi raccomando fatemi sapere cosa ne pensate.